Benvenuti a tutti in Logistics ed Analytics Italia. Nel video di oggi noi vedremo la relazione fondamentale che collega il seno e il coseno al proprio angolo e in particolare anche altre caratteristiche di queste entità. Vedremo il loro collegamento con il teorema di Pitagora e la loro visualizzazione in una sinusoide all'interno degli assi cartesiani. Per fare questo noi dobbiamo costruire tracciare quello che viene definita una circonferenza unitaria. Allora, con la rotella facciamo zoom in GeoGebra fino a quando non appare praticamente la carta millimetrata. Vedrete che da 0 a 1 è stato diviso in millimetri. La circonferenza unitaria è quella circonferenza che ha come raggio 1. Già che ci siamo, cambiamo il colore al nostro foglio, andiamo in questa schermata e facciamo colore sfondo, gli diamo un po' un rosa per far sembrare la vecchia carta millimetrata. E noi per far questo costruiamo, tracciamo la nostra circonferenza con lo strumento circonferenze d'archi, puntiamo in 0 all'incontro fra l'asse X e Y e tiriamo giù fino a meno 1 ed ecco che viene fuori quella che viene chiamata circonferenza goniometrica o unitaria, cioè una circonferenza che ha come raggio, vedete, 1. Noi in questo quadrante qua dovremo costruire questo triangolo rettangolo per verificare quali sono le caratteristiche del seno e del coseno di un angolo. Allora, diciamo che lui ha chiamato il punto centrale A, ma noi rinominiamolo cliccando e scriviamo V1 per dire che questo sarà il primo vertice del nostro triangolo. Vediamo che se in GeoGebra selezioniamo l'entità, oltre a poter vedere le coordinate, per esempio cartesiane 0, 0, se facciamo tasto destro, possiamo richiedere le coordinate polari e in questo caso vedete che la dicitura è diversa, è 0 più punto virgola 0. Se lo facciamo per B e facciamo tasto destro coordinate polari, vediamo che la coordinata è 1 punto virgola 270 gradi, che significa che il punto è all'interno della circonferenza e in particolare in posizione 270 gradi, 90, 180, 270. Perché dico questo? Perché noi costruiremo dei punti che vogliamo rimangano fermi anche all'interno dell'animazione nella circonferenza. Allora, costruiamo direttamente, tracciamo il punto V2, il secondo vertice, e usiamo la dicitura polare uguale 1, cioè deve stare dentro la circonferenza, punto e virgola, ad esempio 45 gradi. Ma io lo vediamo, lo scrivo proprio con la tastiera, posso scrivere con la dicitura di gradi che è sulla A. E vedete che noi ho un punto che si ferma nella circonferenza, ma io voglio fare l'animazione di questo punto per vedere che il seno e il coseno sono delle funzioni del loro angolo che variano da meno 1 ad 1. Allora io costruisco il mio slider e gli do ovviamente come intervallo l'angolo giro, che è 360 gradi, poi gli posso dare un incremento di 1. Vedete che mi chiama questo slider che costruirà l'animazione A e il suo valore va da 1 a 360. A questo punto il punto V2, se io lo correggo, posso scrivere che la coordinata polare non è un numero da me scritto, ma è a gradi. Scriviamolo per bene, facciamo invio. A questo punto si crea questa specie di animazione e vediamo il punto, il secondo vertice, che si muove all'interno della circonferenza, però rimanendo dentro la circonferenza e non avendo un moto rettilineo che esca la circonferenza. Creiamo un punto d'appoggio per fare questa animazione nel quarto quadrante e noi nella stessa maniera lo chiamiamo P uguale con coordinate polari 1 punto virgola, in questo caso è meno, deve essere simmetrico, meno a gradi. Facciamo la tastierina e scegliamo qui il simbolo dei gradi e facciamo invio. Vediamo adesso che questo punto praticamente è simmetrico. Perché ho costruito questo punto simmetrico, che si muove in questa maniera, secondo vedete lo slider, perché devo creare un punto d'appoggio per costruire questa corda che mi costruirà praticamente il cateto. Allora facciamo il segmento e facciamo questa corda in un cerchio, perché poi scopriremo che praticamente, vedete, questo sarà il nostro seno, il seno è la metà della corda. E è venuta fuori questa corda che può essere movimentata in questa maniera qua, che mi andrà a descrivere il seno, che è questo qua. Allora, togliamo la dicitura F, così ci confonde meno. Andiamo in questo pannello impostazione e gli diciamo non mi mostrare l'etichetta. A questo punto noi possiamo, mettiamo ad esempio con le freccine la tastiera a 37 gradi, perché con 37 gradi vedete che
i punti vengono, per esempio, il coseno viene 0,8 e il seno viene 0,6. Noi dobbiamo creare il punto V3 per costruire questo triangolo e per analizzare le caratteristiche di questo angolo qua. Allora andiamo nel menu dei punti e scegliamo intersezione, facciamo l'intersezione fra la corda e l'intersezione fra l'asse X. Quando il puntatore del mouse si trasforma, vedete in mano, ebbene quello è il punto. Viene chiamato A, ma noi come sempre lo rinominiamo e lo chiamiamo V3. Questo sarà il nostro terzo vertice. Creiamo adesso l'angolo con lo strumento angolo e facciamo, per esempio, se vogliamo che l'angolo insista sul vertice V1, noi dobbiamo fare in senso orario V3, V1, non so se ci ho preso V2. Rifacciamolo, non ci ho preso, facciamo ESC, scegliamo lo strumento V3, V1, V2. Ecco qua l'angolo alfa. Noi abbiamo l'angolo alfa. Vedete che evidentemente questa essendo una corda e questa essendo perpendicolare, questo angolo è di 90 gradi, possiamo anche tracciarlo e facciamo V2, V3, V1 e vedete che l'angolo beta è di 90 gradi. In pratica noi se iscriviamo questo tipo di triangolo all'interno del primo quadrante, noi abbiamo un triangolo rettangolo. Ma che cosa dice il teorema di Pitagora? Dice che la somma dei quadrati costruiti sui cateti equivalente al quadrato costruito sull'ipotenusa. E siccome noi adesso vedremo che questo è il seno e questo è il coseno, significa che seno al quadrato più coseno al quadrato è uguale a 1, perché l'ipotenusa praticamente è uguale al raggio che è uguale a 1. Allora andiamo a descrivere il nostro seno, è il segmento che va da V2 a V3. Lui ce lo chiama G, ma noi entriamo e scriviamo seno con la lettera maiuscola, così noi abbiamo le diciture. Andiamo nel pannello impostazioni, gli cambiamo colore, gli diamo un colore, non so, arancione e lo stile lo facciamo 5. E gli diciamo di far vedere nell'etichetta non solo il nome ma anche il valore. Ed ecco che vediamo che finalmente abbiamo descritto il nostro seno che ha valore 0,6. Non è casuale perché vedete che quando l'angolo è 37 gradi, il seno è 0,6, il coseno è 0,8. E praticamente questi non sono numeri casuali perché quando invece l'angolo è 53 gradi si invertono, il seno è 0,8, il coseno è 0,6 e 53 più 37 fa 90 gradi. Quindi sono tutti angoli, diciamo, un pochino come gli angoli notevoli. Allora, descriviamo immediatamente con il segmento che cos'è il coseno. E al posto di G, noi come prima ci scriviamo coseno in maiuscolo, facciamo invio, andiamo nel pannello delle impostazioni di questa entità qua selezionata e diciamo come prima mostrami il nome e il valore, facciamo il colore, diamogli un blu e lo stile lo facciamo un pochino più grande per vederlo. Ecco che noi abbiamo adesso compreso intanto perché il quadrato del seno e il quadrato del coseno sommati danno 1, perché nella circonferenza unitaria e goniometrica praticamente bisogna rispettare il teorema di Pitagora che dice che il quadrato costruito su questo cateto sommato al quadrato costruito su questo cateto deve essere uguale all'ipotenusa. Allora tracciamo la ipotenusa, ma indoviniamo un po', abbiamo sbagliato un attimo, tracciamola con un segmento, ma l'ipotenusa che cos'è? Non è altro che il raggio della circonferenza unitaria e quindi deve essere per forza 1, ipotenusa, ecco qua. Inventato dei punti. Ok, vediamolo. E se all'ipotenusa facciamo la stessa cosa e noi la selezioniamo, facciamo impostazione e gli diamo per esempio nome e valore, vediamo che nella circonferenza unitaria ovviamente l'ipotenusa è uguale al raggio, uguale a 1. Ecco perché abbiamo spiegato la relazione fondamentale che possiamo scrivere in GeoGebra scrivendo sin al quadrato, tiriamo fuori la tastierina e scegliamo la dicitura quadrato, poi facciamo più cos, che significa coseno, al quadrato, noi praticamente indichiamo andando a sinistra di quale angolo, dell'angolo, un attimo che sto facendo dei piccoli errori, non è facilissimo scrivere, rifacciamolo da capo, allora facciamo sin al quadrato, aperta parentesi, e andiamo nella linguetta delle lettere greche di alfa, ci spostiamo con le freccette più coseno e facciamo sempre facciamo al quadrato
di che cosa, aperta parentesi, e la linguetta delle lettere greco di alfa, facciamo invio, viene fuori che ovviamente la relazione fondamentale dice che il seno al quadrato di alfa più il coseno al quadrato di alfa è uguale ovviamente ad 1, perché è il teorema di Pitagora. Facciamo velocemente le etichette di testo e ci scriviamo ad esempio valore del seno uguale a, nel pannello avanzate scegliamo l'entità di GeoGebra e scegliamo seno, vedete che lo scrive, rifacciamo subito l'etichetta, rifacciamo valore del coseno uguale a, facciamo il pannello avanzate, linguetta GeoGebra e segniamo coseno, ed ecco che abbiamo fatto due linguette attive in cui il valore del seno e il valore del coseno compaiono dinamicamente. Che cosa impariamo? Se noi avviamo l'animazione del grado alfa, che c'è una relazione strettissima fra seno e coseno del loro angolo, e vediamo che praticamente può al massimo, no, andare fino a valori di 1 e andare a meno 1 facendo l'angolo giro, vedete? Facendo questo tipo di animazione noi capiamo che c'è questa relazione stretta tra il seno e il coseno, mano a mano che l'angolo aumenta il seno aumenta e il coseno diminuisce, mano a mano che invece l'angolo diminuisce il seno diminuisce e il coseno aumenta, e questa relazione pendolare appunto periodica costruisce una sinusoide che ha un periodo di 2π greco. Così abbiamo ben capito perché il teorema di Pitagora ci aiuta a capire qual è la relazione fra il seno e il coseno. Adesso, se noi abbiamo visto che c'è questa relazione periodica di 2π greco fra il seno e il coseno, che praticamente il seno rappresenta il cateto ma anche la coordinata nell'asse y, e il coseno rappresenta la coordinata nell'asse x di questo particolare triangolo rettangolo, in cui questo angolo è l'angolo adiacente all'ipotenusa, quindi se ce n'è uno da 90 gradi questi due angoli devono essere complementari. Vediamo adesso, scriviamola, e scriviamo proprio seno, facciamo così, la funzione di, sempre prendiamo la tastierina di alfa, andiamo con le freccine a destra e facciamo uguale a seno sempre di alfa, e così rappresentiamo, facciamo invio, vediamo che possiamo rappresentare all'interno del nostro foglio, se un attimo che si è bloccato, eccolo, all'interno del nostro foglio la sinusoide, vediamo che il seno è una funzione dell'angolo che rappresenta una sinusoide che passa per l'incontro dei due assi cartesiani, per il punto zero. Se noi andiamo indietro, esatto, e noi invece adesso facciamo la funzione di alfa prendendo la tastierina, la lettera greca, poi andiamo a destra con la freccina e diciamo uguale coseno, aperta parentesi, sempre di alfa, e facciamo invio, vediamo che invece la funzione del coseno è una sinusoide con periodo 2π greco, l'angolo del giro di 360 gradi, che passa invece in tangenza di questo punto 1, mentre la sinusoide del seno passa per il punto 0. Che cosa significa? Che fra loro praticamente c'è una traslazione di pi greco mezzi. Quindi oggi che cosa abbiamo visto? Semplicemente dal punto di vista visuale, perché poi gli esercizi e le relazioni fra queste entità sono molto complesse, che se noi costruiamo una circonferenza unitaria con raggio 1 e tracciamo un triangolo rettangolo, noi vediamo che praticamente il seno e il coseno di questo angolo adiacente all'ipotenusa corrisponde il seno alla coordinata nell'asse dell'ordinata e il coseno alla coordinata nell'asse delle ascisse. Qual è il valore che possono ottenere? Bene, da 1 a meno 1, perché seguono dal primo quadrante che è tutto positivo fino ai quadranti in cui ci sono dei valori negativi. La relazione fondamentale che dice che il quadrato del coseno più il quadrato del seno è uguale a 1 viene rappresentata perché, essendo questi cateti, la somma dei quadrati costruiti sui cateti deve essere uguale all'ipotenusa. L'ipotenusa è uguale a 1, 1 al quadrato dà sempre 1. E poi abbiamo visto che le due sinusoidi che rappresentano la funzione del seno e del coseno sono fra loro praticamente traslate di pi greco mezzi, perché quella del seno passa per l'incontro degli assi cartesiani, mentre quella del coseno passa per questo punto qua. In maniera periodica si ripetono ogni 2π greco. Il video finisce qua, grazie a tutti per averlo visto fino alla fine, spero vi sia stato utile, al prossimo video di Logistics ed Analytics Italia.